Ma vedete questi o dove pensano di andare questa mattina? A fare una fantastica avventura, forse? Non lo so, ma li spaventiamo adesso. Wow! Ah, l'hai realizzato adesso? Ok, ti rinquadrerò da qua. Eccoli che tornano su perché quella stupida di Sabrina si è dimenticata la telecamera. Oh, si è appena aggiunto anche Giulio, la combriccola del bosco. E adesso che tornano giù, troveranno una bella sorpresa ad aspettarli, ovvero me. Guarda te che simpatica combriccola. Sono tutti insieme. Adesso si prenderanno un bello spavento. Fanculo. Cos'era la paura del granchio poi? Aspettate che riprendo la signora Sabrina, che mi riprende. No, sto riprendendo più perché mi ha fatto gli scherzoni fuori dall'ascensore, mi hai fatto venire i brividi di paura. Dove andiamo oggi? A camminare lungo dei tori. Ok. In Spagna. No, andiamo a camminare lungo dei tori, poi mangiamo delle schifezze nella street food e poi andiamo dai Indian food. No, dai. Dai doggy. No, dai gatti. Dai b. Bed and breakfast. Dai b. Babuini. Babuini, dai bambù. Ah, i bambù. I bambini. I bambini. Sai chi Ciao, bambini. Guardate, sono Peo alla sfilata di arena. Sì, pronto? Sì, pronto. Con chi parlo? Mi dicono dalla regia che siamo in un luogo in cui tocca camminare un sacco, tutto in salita, nonostante ci alleniamo da 5 giorni ogni mattina. Okay. Oddio, ci siamo infilati in una foto. Ci siamo infilati. Ci dicono dalla regia che ci siamo infilati in una foto. Inquadriamo adesso i tori. Questo è un toro. Ma sono sicuramente troppi, l'ho sentito bene? Sicuramente saranno troppi. 276 chilometri in salita. Non è vero. Ah no? No. Sì, pronto, mi dicono dalla regia che non trovo più i miei compagni di viaggio, oh mio Dio! Giusto, giganti per tutti! La mia nuova crash. Ah.
Io ci provo. Invece io sono sicuro che ci arriverà, perché dopo 5 giorni di allenamento intenso, Sabrina è un'altra persona. Stavi una bambina nuova. Non noi. E comunque cosa? Sono stanca da oggi. Mi hai fatto sgobbare troppo. Avrai 2 giorni di riposo solo se non ti fermerai in questa salita. Ah, sì. Aspetta, puoi rispiegarci? Adesso è un sentiero, fino alla fine, fatto di tutto tori, così. Per quello non dovete preoccuparvi del sole, perché è all'ombra. E solo i più forti arrivano alla fine. E chi sono i più forti? Non noi. Come no? Allora signori, visto che siamo in mezzo ai tori, ho preparato una barzelletta a tema. Ah, c'è un toro che salta la recinzione per trovare l'altra mucca di cui è innamorato. Salta però rimane un po' incastrato, ce la fa a liberarsi e però la raggiunge e le chiede: ehi, come ti chiami? Clara Bella, ma mi puoi chiamare solo Clara. Ha detto: io mi chiamo Palla di Fuoco, ma mi puoi chiamare solo Fuoco. Qual è il tuo problema? Com'è quella canzone di TikTok che fa? È senza copyright? Non lo so. Sai il nome? No. Non guardare me, io ero quello più su di tutti. Stiamo abbandonando? Per me no. Sì? Ah, vabbè, andiamo su allora. Sabrina non vuole abbandonare, più nessuno vuole abbandonare. Adesso guarda un po'. Però mi ha rotto le palle perché io ero già lassù. No, allora, se Sabrina ammette che vuole smettere. Non voglio smettere. Allora andiamo su. Andiamo. Forza. Dopo di te. Sta scendendo la gente che ha abbandonato. No, forse già sono arrivati, hanno conquistato. No, no, perché si scende dietro. Hanno conquistato no, la vetta. Non hanno conquistato la vetta. It's difficult. It's difficult. Vai, sì. Sabri, dopo di te. Cazzo, ce lo finiamo. Stai a vedere come lo finiamo. Io ero già lassù. La testardaggine. Guarda te. Potevamo già stare. Faccio anche di corsa, guarda. Dai. Ecco. Ho fatto gli occhiali, non posso più correre. Dai, me li devi tengo. No, no. La situazione è la seguente: stiamo per tornare indietro. Consapevoli del fatto che probabilmente non ne valeva la pena arrivare fino su in cima e fare tutta sta fatica. Però chi l'ha chiesto non ha voluto mettere in video che stava mollando. Eccoci qua, di pura tigna. Sì, sono io che voglio tornare indietro. Perché dove siamo? Neanche a metà, adesso è arrivata la parte in salita. Ah sì, questa è la parte in salita? Io guarda. Voto per continuare, cazzutissimi. Ok, chi vota per continuare? Uno. Contro. Chi vota per tornare indietro? Sono neutrale. So. Ah? Due neutrali e no. Due continuare. Va bene, lasciamo il videocamera, ci andiamo giù. Ragazzi, prima, quando avevo detto che eravamo a un quarto, era qui. Adesso siamo? Qui. Tu dici? Sì. Signori, abbiamo deciso di tornare indietro, stiamo mollando, o meglio dire, Sabrina sta mollando. Chi ha mollato? Molli le scorregge. Signori, non soltanto abbiamo deciso di mollare, ma la discesa... ti fa venire voglia un pochino di toglierti la vita. Esci.
Signori, ci stiamo per mangiare il buonissimo spiedino di granchio, così come per aumentare la temperatura interna, come se già non lo fosse abbastanza. Spiga, 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 sì. Ok, abbiamo preso lo spiedino di granchio, adesso andiamo a prendere Hiroshima Yaki, tipo un agglomerato di pasta frittata, cose. Signori, ecco lo spiedino di granchio. Succoso, buono. E questo affare qua è tipo una frittata di spaghetto, molto forte come sapore. Una salsa troppo intensa che copre completamente il sapore di qualunque altra cosa componga questo piatto, quindi totalmente non consigliato. Very nice and tasty. Very nice and tasty meat, very nice. Ti prego, muoviti. Very nice. Bene, signori, finisce qui la nostra gita, questo percorso. Ha un nome questo coso? Non mi viene troppo addosso, scemo. Ha un nome questo luogo? Non voglio sembrare ignorante. Toryville. Toryville. Toryland. Quindi, un attimino collego le mie cuffie perché chiudiamo così questa magica avventura. Grazie di essere stati con me. Mi raccomando, iscrivetevi, campanella, bla bla bla. È stato bello. Facciamo partire la musica.